un'altra porta. Spero che Razia mi spiegherà che succede. Perché non gli hai consegnato il medaglione? Non lo avrebbe mai ricomposto. Ne sono certo. C'è qualcosa che non va. Parlava di lasciar morire i suoi stessi soldati. Come se non gli importasse. Non ha voluto fermare l'esercito. Sembrava addirittura convinto che cercasse di portargli via il trono. Perché è così ossessionato dal potere? Che cosa gli è accaduto? L'esercito è sempre più forte e tuo fratello ha ucciso molti nemici. Raccogliendo la loro energia nel medaglione, deve essere finito sotto l'influsso dell'esercito. Il potere che abbiamo aggiunto alla tua metà del sigillo deve averti protetto. E per quale ragione non mi hai avvertito? Pensavo che saresti riuscito a ricomporre più in fretta il medaglione. Tuo fratello ti ha convinto ad aspettare finché non è stato tardi. Se togliessi il sigillo a Malik e ricomponessi il medaglione, forse ritroverebbe il senno. È possibile. In ogni caso, più a lungo indugiamo, più forte diventerà l'esercito. Ora devi ritrovare tuo fratello. Questa volta, se non ti darà la sua metà spontaneamente, dovrai ottenerla con la forza. Ma è stato soggiogato. Non gli farò del male. Hai detto che Malik era un sovrano saggio. Se ora non è in grado di aiutare il suo popolo, dovrai essere tu a guidare il suo regno. Io non desidero il suo potere, e neppure il suo regno. Farò in modo che recuperi la ragione. E allora devi sbrigarti. Ti darò tutto l'aiuto possibile. Adieo Obro Bardor. Questo cos'è? È il potere dei Marid, il dominio sull'acqua. Sparita di nuovo. Forse non le piacciono le visite. Si fa solida al mio comando. Sembra che i djinn possano persino controllare gli elementi. Qualcuno mi sente! No, no! Non lasciatemi qui a morire! Pietà! 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 Abbiate pietà! I prigionieri sono stati abbandonati. Nessuno merita di morire così. Oh.
arrivare a palazzo e trovare Malenia. Chiedo quanto reggerà, ma forse è meglio non pensarci.